Buongiorno amici, bentornati in questo video Cosa mangi in un giorno. Questa è la mia colazione di oggi. Faccio vedere cosa c'è qui. C'è questo tè, che non è un tè, è una tisana di Twining. Questa qui, cranberry e raspberry. E che è un pochino, come dire, asprigna, mi piace molto. Allora, poi stavo mangiando questi biscotti, che si chiamano Hobnobs, e sono dei biscotti ai cereali, un po' come il gran cereale, insomma, e con l'avena, e sono molto, molto buoni, e devo dire che basta, a volte basta uno di questi per saziarsi. Questo è il secondo. Poi c'è il tovagliolino di Tiger, natalizio. Ho preso le mie vitamine questa mattina, queste qua, le solite, le caramelline, sono quasi finite. E qui c'è il mango con frutta fresca. In questo periodo è molto molto dolce. Poi ho fatto una torta con i biscottini Lotus, e questo è il residuo della torta. È una torta con il pan di Spagna all'arancia, una sponge che è ricca d'arancia. Poi ci sono, qui c'è il frosting che è fatto con la crema di questi biscottini, e in mezzo c'è la crema dei biscottini. Qui c'è il burro e c'è anche il Philadelphia a mezzo, e questa crema viene messa anche sopra con un po' di biscottini sbriciolati. È molto buona con il tè e con il caffè questa torta. Infatti vedete, è stata divorata. E magari poi mi mangio un altro pezzettino. Eccola qua la mia bella fetta di torta. Oggi sono proprio senza energie, devo tirarmi su in qualche modo e questa torta penso mi aiuterà. Niente, quindi questa è la mia colazione di oggi. Io vi saluto e ci vediamo dopo per gli altri pasti. Che cosa starò mangiando mai? Un tramezzino, eh sì, eccolo qua. Questi sono tramezzini confezionati, faccio vedere. Sono dei tramezzini che si trovano durante il periodo di Natale. Infatti in mezzo si chiamano Turkey Feast, e c'è in mezzo il tacchino, il bacon, il pork, maiale, sage onion, salvia e cipolla, cranberry sauce, che è buonissima, la salsa al mirtillo, e poi la maionese, e questo è il pane, insomma, quello integrale. E a me questo panino piace tantissimo, cioè io aspetto questo periodo dell'anno per poter comprare questo panino, perché appunto è un mix di cose che mi piacciono tanto. Vabbè, nel piatto c'è anche l'insalata mista, quindi questo è il mio pranzo di oggi. Se venite da queste parti durante il periodo di Natale, provate il tramezzino col tacchino e con tutte queste cose che vi ho detto, perché è veramente buono. E poi vabbè, bevo la mia solita acqua, eccola qua, l'acqua minerale. E quindi niente, è un pasto così veloce veloce, però saporito, perché questo panino qua è saporitissimo. E quindi niente, vi saluto. Eccoci all'ora di cena, stasera si mangia la carne. Ho fatto la bisteccona, questa bisteccona super morbida e succulenta. E poi qui ci sono le patate fatte al forno. E quindi niente, ho messo tutto nel piatto: patate, insalata mista e bistecca, un pezzo di bistecca. E a me la bistecca piace al sangue, quindi questa è un po' così. E poi ci sono anche delle rape rosse qui in mezzo, ci sono anche i peperoni, insomma una bella insalatina mista come piace a me, anche il pomodoro. Però c'ho anche un altro contorno perché ho fatto anche i pisellini, quelli, vabbè, i pisellini fatti lessi praticamente. Io ci metto soltanto un pochettino di olio, ci metto la cipolla, a me piacciono così semplici, o l'olio o il burro, stavolta ci ho messo l'olio. C'è la mia acqua, c'è la Marmite che è buona sulle patate. E quindi niente, spero che questa giornata mangereccia vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se volete vedere altri di questi video, Cosa mangio in un giorno. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi e ci vediamo la prossima settimana, sempre qua con un nuovo Cosa mangio in un giorno. Ciao!